Un vero e proprio colpo di scena. Il Collegio di Garanzia del CONI fa slittare la sentenza su format della Serie B e ripescaggi a lunedì sera, massimo martedì. Il primo effetto è anche lo slittamento dei calendari di Serie C previsti per questo sabato. La giornata che avrebbe dovuto dipanare l'intricata matassa ha invece confermato lo stato di caos totale in cui versa il calcio italiano, sempre più vittima di una guerra istituzionale che avrà il suo sbocco naturale nella elezione del nuovo presidente federale. Come previsto oggi a mezzogiorno nel Salone d'Onore del CONI, al Foro Italico, si è aperta l'udienza a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, presieduto dall'ex ministro Franco Frattini. Diversi ricorsi da trattare nei dibattimenti che si sono chiusi dopo oltre tre ore e mezzo, intorno alle 15.45. Da quel momento il collegio giudicante si è ritirato in Camera di Consiglio e le prime indiscrezioni parlavano di un verdetto in procinto di essere messo in prima serata, poco dopo le ore 20. Ma subito dopo le 19 l'inatteso cambio di programma e l'annuncio dello slittamento delle sentenze, decisione entro martedì prossimo, motivo la tanta documentazione presentata e le ottime difese proposte dagli avvocati che hanno rappresentato le squadre. Io per primo non avevo un'idea che avevo maturato prima, ha dichiarato il Presidente del Collegio di Garanzia Frattini, abbiamo ascoltato, rifletteremo, credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva, siamo giunti ad una conclusione di riflettere su tutti gli argomenti che le parti ci hanno presentato in tre ore e mezza di discussione non sarebbe stato serio decidere in un'ora e mezzo, ha aggiunto Frattini. Noi abbiamo valutato che domenica la B non gioca. Molto peggio sarebbe stato, e il collegio mai lo avrebbe fatto, decidere frettolosamente su una questione così delicata. Ha chiuso Frattini. Non si è fatta attendere, allora, la decisione della Lega Pro di far slittare a sua volta i calendari. Così la scarna nota apparsa sul sito ufficiale la Lega Pro, preso atto della decisione del collegio di garanzia Del Coni che slitta la prossima settimana. Suo malgrado si vede costretta a rimandare i calendari. Seguiranno comunicazioni sulla nuova data nei prossimi giorni. Ne consegue che al momento non si conosce la data per la definizione dei gironi e dei calendari di Serie C. E allo stato è a rischio anche l'avvio dello stesso campionato, già riprogrammato per il weekend del 15-16 settembre. Tornando al dibattimento di oggi, Alconi, due erano i nodi cruciali: acclarare la regolarità della delibera con cui il commissario della Federcalcio aveva riportato il format della B da 22 a 19 squadre, e chiarire se Catania e Novara siano o meno squadre ripescabili, come da sentenza. Di TFN e Corte federale che avevano annullato l'illecito amministrativo quale motivo di esclusione dal ripescaggio. Pronunce contro le quali hanno fatto ricorso al Coni, Ternana e Provercelli, coi piemontesi difesi dall'avvocato abruzzese Flavia Tortorella. Tutto rimandato alla prossima settimana, come detto, ma l'arrivo, speriamo, delle sentenze non cancellerà una pagina assolutamente vergognosa che le istituzioni del calcio italiano stanno, loro malgrado, continuando a scrivere.